Sesta stazione. Veronica asciuga il volto di Gesù. Sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. No sé si eres bueno o malo, solo sé que has sanado. Déjate con este pan limpia el sudor. ¡Milagro! Jesus' journey is at times brutal. He has entered into the terrible experiences of rejection and injustice. He encounters a compassionate, loving disciple who wipes the vulgar spit and mocking blood from his face. On her veil, she discovers the image of his face, his gift to her, and for us to contemplate forever. La Veronica riesce a toccare il dolce Gesù, a sfiorarne il candore, non solo per alleviare, ma per partecipare al suo soffrire. In Gesù riconosce ogni prossimo da consolare, con tocco di tenerezza, per giungere al gemito di dolore di quanti oggi non ricevono assistenza né calore di compassione e muoiono di solitudine. Aquel lienzo quedó impreso para siempre el rostro glorioso, dulce y amable de aquel que todo lo daba por ti y por mí. Amados hermanos, en nuestras vidas, cuando otros nos consuelan, no siempre manifestamos gratitud, pero sabemos que sí necesitamos ese consuelo. Oh Señor, por todas las veces que hemos sido ingratos con los que nos hayan ayudado en nuestras dificultades, perdón, Señor, perdón. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Grazie.
resurrection. Jesus falls the second time. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Settima estación. Jesús cae por segunda vez. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. I contemplate Jesus brought very low. As I behold him there on the ground, with all the agony taking its toll on him, I let my heart go out to him. I store up this image in my heart, knowing that I will never feel alone in my suffering or in any diminishment, with this image of Jesus on the ground before me. Veramente in Gesù si compiono le antiche profezie del servo umile e obbediente che prende sulle sue spalle tutta la nostra storia di dolore. E così Gesù, spinto avanti a forza, si accascia sotto la fatica e l'oppressione, accerchiato, circondato dalla violenza, privo ormai di forze, sempre più solo, sempre più nelle tenebre, lacerato nella carne, fiaccato nelle ossa. Señor, dale la mano al que hoy sufre. Dale la mano a aquel que ha perdido la esperanza. Mira, Jesús, a los que han caído en las drogas, en los vicios del alcohol. Mira, Jesús, a los que han caído en las tentaciones seductoras de este mundo. Oh, Jesús, dales la fuerza, las fuerzas que tú encontraste para volver a incorporarte y levantar con tus hombros santos esa cruz tan pesada. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Hijo e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, come figli e figli. Amen. Thank you.
Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Octava estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hijas de Jerusalén, ¿por qué lloran por mí? Más bien lloren por ustedes y por vuestros hijos. De esas mujeres que sentían por él. Mientras caminaba por aquellas calles, las mujeres lloraban al ver a Jesús sufriendo tanto. The women of Jerusalem and their children come out to comfort and thank him. They had seen his compassion and welcomed his words, healing and freedom. He had broken all kinds of social and religious conventions to connect with them. Gesù è scosso dal loro pianto amaro, ma le esorta a non consumare il cuore nel vederlo martoriato, per essere donne non più piangenti, ma credenti. Chiede un dolore condiviso e non una commiserazione sterile e piagnucolosa. Non più lamenti, ma voglia di rinascere, di guardare avanti, di procedere con fede e speranza verso quell'aurora di luce che sorgerà ancora più accecante sul capo di quanti camminano rivolti a Dio. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de amor y de compasión, y bendice en estos momentos a los que hoy te reconocen como verdadero Señor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Fuera, mujeres! Fuera, energía! Fuera, fuera! Come on!
Ninth station, Jesus falls for the third time. Nona stazione, Gesù cade per la terza volta.